Cari amici, bentornati sul mio canale e benvenuti all'interno di questa rubrica dove vado a consigliare libri, testi, dunque letture che servano a farci una cultura etnobotanica, una conoscenza che ci aiuti a comprendere le magiche connessioni che esistono tra tematiche apparentemente diverse tra di loro, a volte persino tematiche distanti, dove attraverso le piante è possibile scoprire segreti meravigliosi che riguardano l'arte, la medicina, l'alimentazione, la filosofia, la psicologia, il mondo delle leggende e dei miti e il mondo dello spirito. E allora questa mattina vi do indicazione di un libro che recco qui sotto le mie mani che mi ha arricchito molto, scritto da Giorgio Batini e scritto anche con quella particolare ironia che serve sempre per non prenderci troppo sul serio anche quando affrontiamo argomentazioni profonde, perché questo è un libro profondo. Il titolo, Le radici delle piante, edizioni Polistampa. Credo che possiate facilmente trovarlo in qualsiasi libreria, altrimenti si potrà ordinare e oggi si può ordinare facilmente anche su internet. E allora approfondite, leggete, rileggete questo testo, perché quando l'ho fatto io mi è servito davvero tanto per comprendere quali fossero i miei particolari innamoramenti, sentendomi raccontare cose particolarmente belle che attraverso le piante ho potuto scoprire, come sempre, dentro di me, perché i libri servono a tirar fuori dalla nostra anima contenuti che vagano in disordine e danno loro un vero e proprio orientamento. E allora leggete questo libro, Le radici delle piante, Giorgio Batini, edizione Polistampa.